Coltivo è il servizio di agricoltura sociale della cooperativa Villa Maria. È un servizio che nasce nel 2019 con la sperimentazione del progetto Welfare Chilometro Zero grazie alla Fondazione Caritro, e da quest'anno usciamo ufficialmente dalla dimensione progettuale e diventiamo un servizio a tutti gli effetti, quindi ci stiamo strutturando, diciamo, in maniera autonoma. Siamo qui dal 2021 e l'orto ha iniziato a prendere forma sostanzialmente l'anno scorso. La dimensione è molto grande in realtà, quindi abbiamo la possibilità di coltivare molti ortaggi che poi vendiamo all'interno del nostro mercato contadino, e siamo qui grazie alla collaborazione appunto con Trentino Sviluppo, che ci ha messo a disposizione questo lotto, e dove i ragazzi hanno quindi modo di sperimentarsi sia a livello proprio di lavoro che di relazione, grazie all'apporto anche dei nostri volontari che vengono quotidianamente. Il mio lavoro preferito qua all'orto è dedicarmi alla piantagione delle piante e nella preparazione e allestimento dell'impianto irriguo. Mi occupo di un po' di tutto, delle vendite, delle aromatiche, quello che c'è da fare nell'orto, insomma. Ad oggi abbiamo 6 ragazzi che sono qui dalle 8 alle 13, dal lunedì al giovedì. Ecco, questa è un pochino l'organizzazione. E sono 6 ragazzi, stiamo cercando di incrementare il numero, quindi durante il corso della stagione stiamo cercando di appunto aumentare le presenze. L'orto diventa in questo modo uno strumento educativo, quindi hanno modo di sperimentare le proprie autonomie, una maggiore consapevolezza delle proprie azioni, e soprattutto è un luogo dove sperimentare la relazione, perché insomma riescono a portare avanti i propri compiti, quindi la mattina si assegnano i lavori che devono essere svolti e dopodiché loro svolgono tutte queste funzioni insieme agli operatori, che quindi diciamo hanno il compito educativo, e ai volontari, che sono la grossa parte relazionale, piuttosto che nella vendita del mercato, che quindi consente anche di relazionarsi con una clientela e quindi come dire, acquisire nuove abilità anche proprio nel contatto diretto. Da quest'anno, avendo diciamo consolidato l'aspetto produttivo, l'idea è proprio quella di riuscire ad aprire l'orto alla comunità, quindi ospitare tutte le realtà che sono, diciamo, le nostre vicine di casa, realizzando qualche evento che proprio consenta di conoscere i nostri prodotti, e piuttosto che appunto incrementare le giornate di mercato per favorire anche una sostenibilità, diciamo, di comunità, invogliando anche la vendita dei nostri prodotti a chilometro zero, e quindi ecco, abbiamo un calendario che si infittisce poi passo passo. Io ho 20 anni che sto qui, 6 mesi qui e 6 mesi in Uruguay, e sono arrivata qui per un amico che si chiama Alberto Zenatti, che mi ha parlato del volontariato. Anche io sempre sono stata in volontariato e questo mi è piaciuto doppio, perché io sono nata in campagna e ho fatto l'orto da 4 anni, da 5, per questo sto viva qui, mi piace moltissimo stare qui e aiutare per queste meraviglie, no, che vediamo.